sognare si può, devo aprire i microfoni. Volevo ballare ancora un po' con te. Perché no, sì. Perché però... no? Aspetta, aspetta, lo rimettiamo ancora un pezzettino. Adesso parliamo un po', però che meraviglia, che meraviglia. Ma grazie, benvenuto a Sognare si può il nostro Christian Stefanoni. Ciao a tutti innanzitutto. Che la musica fa bene alla vita, io lo dico sempre, quanto ci fa stare bene. Fa bene i sogni, aiuta a sognare. Sì, e poi... è terapeutica. Sì, le ha tutte, e poi ci porta avanti indietro nel tempo. Eh sì. Perché tu ascolti una musica e torni immediatamente... secondo me, all'attimo che avevi vissuto, perché spesso la musica è una nostra colonna sonora. È anche un richiamo a tutte le memorie che abbiamo, no? Cioè fissa, esatto, delle sensazioni, arpiona delle emozioni, insomma la musica può questo e altro, ecco. È sempre una gran medicina. Molto, 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 moltissimo. Simone Storero, ciao Simone, dice... ma che bella musica! Ciao Luigina, Nicolano, buona giornata a voi, bella musica. Poi c'è un certo Christian Stefanoni, no, scherzo. Un omonimo probabilmente. Scherzo. Di Stefanoni ultimamente ne girano un po' da queste, esatto, parti. Esatto, esatto. Combinazione, abbiamo degli omonimi. Sì, tra l'altro, cognonimi. Sì, tra l'altro vicini nel tempo, ospiti pochi qui, combinazione. Fa, esatto, 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 esatto. Allora, mi piace parlare con te sempre di musica, perché tu, come ti dicevo quando sei arrivato, sei la musica. Perché non la posso musica, parlare d'altro. Cioè, la musica la crei, no? È la tua passione grande. Da tanti, tanti da anni. Da tanti anni, insomma, hai avuto anche tante soddisfazioni dalla musica, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato, ma ricordiamolo un attimo. Diciamoci. Un po' di dischi li abbiamo fatti, qualche colonna sonora l'abbiamo fatta, qualche jingle pubblicitario l'abbiamo fatto. Voglio dire. Vai dall'Ora Esatta alle Olimpiadi, alla Lancia Delta, alle Poe canzoni con Ermanno e Andy, ecco. Tanto per ricordare esempio, un personaggio, esatto, a me molto molto caro, un caro amico che oggi non è più con noi. Esatto. Sì, una splendida persona, sì, da questo punto di vista, poi sempre molto originale anche nella creatività poetica. Ed è stato sempre anche molto bello conoscere proprio anche i momenti creativi di Armando in questo, perché proprio quando le vedi nascere le cose sono una meraviglia senza senso. Poi naturalmente, poi quando sono finiti li proponi, ma il percorso di qualunque artista, cioè che dipinga, che scriva poesie, che componga musica, la cosa più bella è il viaggio dall'inizio della composizione di un'opera fino alla sua fine. È un percorso che non si può neanche spiegare. Molti di noi vedono il prodotto finito e lo apprezzano per quello che è, ed è giusto che sia così, ma è impagabile il viaggio con il quale, il viaggio che si fa per raggiungere questa fine. È verissimo, perché comunque secondo me creare proprio il momento della creazione artistica, no? Ma poi di qualsiasi cosa tu stia facendo, no? Ogni sogno, mentre tu lo stai realizzando, ma che cos'è? Hai detto giusto, perché in effetti la creazione unisce quello che è reale con quello che è una parte del sogno, no? Sono due mondi che nel momento stesso in cui uno esercita un atto creativo cominciano a incrociarsi, a plasmarsi, a fondersi, e poi diventano effettivamente la realtà. Il sogno che in quel momento diventa realtà esce dalla sua dimensione desiderata al diventare davanti agli occhi reale. Esatto, stupendo. Prende forma, mamma mia. Senti, nello specifico, oggi parliamo di un periodo, dei ricordi che ci portano agli anni 90. Era una cosa che ci eravamo promessi, che no? Ci eravamo detti di farlo, e lo facciamo. Ci eravamo messi di parlarne, perché ovviamente gli anni 90, adesso parlo un po' per quella che è stata la mia esperienza personale, avevo poco più di 20 anni, cioè anche poco meno, cioè durante gli anni 90 sì, avevo un poco più di 20 anni, e ci sono state
i momenti in cui la musica non l'ascoltavi solo a casa, ovviamente andavi fuori, c'erano le discoteche, c'erano i concerti. Oggi, in un momento come questo, tra il 2020 e il 2021, sembrano delle sì, cose tutto. in questo momento come dissolte. Però naturalmente torneranno, cioè Ma superato certo questo che periodo, credo sì. che poi con tutti gli accorgimenti tutto quanto potrà ripartire come prima. Sì. Però mi ricordo naturalmente questi anni 90 in cui la musica ha vissuto una, in generale, adesso parlo di magari certi fenomeni italiani, ha vissuto una luce molto particolare, perché erano nate un buon numero di etichette indipendenti, i costi musicali di produzione sono diventati più accessibili per molti, quindi ci sono stati molti artisti che hanno cominciato a trovare un certo tipo di spazio. Poi, croce e delizia di coloro che facevano musica erano appunto quei siti, o quelle applicazioni un po' piratesche, che ovviamente portavano alla condivisione musicale, diciamo così, non sempre legale, ecco, però in realtà sappiamo, parliamo magari dei vari peer-to-peer, tipo Winamix, Napster, eccetera, che però hanno permesso a tanta musica comunque di essere prima di tutto condivisa, ed è una delle peculiarità della musica, perché se c'è musica ma non c'è condivisione, si perde gran parte del messaggio. E poi ha permesso a molti artisti di potersi confrontare e poter accedere anche comunque a un pubblico che diversamente sarebbe stato loro interdetto. Quindi naturalmente tutti quelli che sono stati i movimenti musicali di tutti i generi, da quello, diciamo così, dal rock al pop alla disco music o alla progressive, alla Mediterranean progressive music, che andava in voga dalla seconda metà degli anni 90, hanno vissuto veramente un grande periodo d'oro. Noi che magari la musica la facevamo, ma andavamo anche a ballare, abbiamo dei ricordi molto 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 forti. Adesso è bello sapere che magari a distanza di tempo ci sono piccole organizzazioni musicali, grandi organizzazioni musicali, associazioni che cercano nella musica degli anni 90, in certa musica degli anni 90, un certo tipo di identità. Cioè noi nel 2000, nel 2010, anche negli anni 90 parlavamo delle musiche degli anni 70, degli anni 80 con l'entusiasmo magari di chi viveva questi generi come un qualche cosa di particolare, unico e speciale. Scopriamo che anche negli anni 90 c'è questo, ci sono forme di revival, forme nostalgiche, che poi quando riascolti a distanza di tanto tempo certi brani fai delle espressioni tipo questa, no ma no, cioè, allora, cominciano ad esserci tutta quella serie di emozioni che ti portano a ricordare qualcosa di bello, nella speranza che chiaramente si ritorni a viverlo, lo si riviva appieno, magari rivedendo persone che non vedi da anni, chissà come sono diventate nel tempo, sì. Gli anni ne sono passati un po'. Esatto, ti faccio sentire una cosa. E credo di conoscere. Mi ricordo con questo tipo di musica, c'è stato un tempo, io sono andata tardi a ballare in realtà, perché non lo so. Nel senso che entravi in discoteca dopo le due? Cioè. A parte che c'era questa usanza che adesso se ci penso, cioè, non riuscirei neanche, cioè, non ce la posso fare ora, ma sì, c'era questa usanza che fino a mezzanotte non entravi assolutamente, non se ne parlava, perché non potevi essere il primo.
No, infatti anche perché trovavi la pista vuota, musica incomprensibile, dov'è tutto il vivo? E cominciava solo più tardi. Esatto, no, ma proprio di età, nel senso che non lo so perché la discoteca mi ha attratto poi tardi, ma io ero innamorata della musica e quindi mi ricordo questo tipo di musica, adesso la dico, e mi ricordo un periodo della mia vita in cui lavoravo di giorno in agenzia immobiliare e la sera lavoravo nelle varie discoteche, facevo un po' public relations, sai, no? Il PR. E mi ricordo che quando partiva un certo tipo di musica mi piaceva saltare sopra i cubi e partivi, no? Ma il problema è che io ero così senza bere, cioè nel senso, sai che molti bevono e hanno Non bisogno, sempre ce n'è bisogno, no? certo. Invece partivo. Ho dei bellissimi ricordi legati a quel periodo della mia vita, devo dire. Per questo che secondo me la musica ha questo dono meraviglioso che ti riporta esattamente in quel momento, con quell'emozione stessa, la tira fuori, boom, e Ritorni lì, ritorni ritorni lì. lì. Sì, e questo è, secondo me, qualcosa che possono fare, è un dono che hanno poche cose, no? Cioè ci sono come i profumi hanno lo stesso, secondo me, effetto. Tra l'altro, musica e profumi hanno in comune proprio quello, cioè fanno una forma di ancoraggio sulle emozioni, quindi il richiamo, cioè il profumo utilizzato, profumo come l'odore, cioè adesso parliamo dell'odore delle persone, ma o anche animalesco, degli animali, ma anche il profumo ha la stessa caratteristica, è Esatto. evocativo, ti riancora a un qualche cosa che hai vissuto, la musica fa uguale. Esatto, no? Profumo del pane, profumo magari di non lo so, di legna bruciata, la butto lì, Ti porta l'erba, dietro quella ti un'emozione. porta. Sì, c'è cioè il cuore che immediatamente ti regala un battito in più. Secondo me è qualcosa di veramente molto, molto, molto bello, perché noi viviamo di emozioni dal mio punto di vista. E quindi ogni cosa, ogni strumento ci permetta di farlo, cioè di viverle queste emozioni, ci fa un regalo grande. Anche perché, voglio dire, prima eravamo sempre di corsa, quindi ce lo dovevamo un po' concedere. Adesso lo siamo lo stesso per certi versi, perché dobbiamo rincorrere un po' questa normalità che ci è scappata. Però di fatto ci siamo dovuti fermare E e anche un l'occasione. po' allontanare. Quindi per qualche verso forse abbiamo il tempo di goderci. Mi Cioè, viene in devi mente. sfruttare, no, in questo tempo. Quello che dici mi porta alla mente una canzone di Bruno Lauzi, che è La bella tartaruga, che è Sì, una canzone che sì. ascoltavo da piccolo, dove si racconta che la tartaruga era un animale super velocissimo che si perdeva tutto il mondo. Poi andò a sbattere contro un muro e da quel giorno ha cominciato ad andare più lentamente scoprendo cose che non aveva mai visto. Cioè, queste nelle canzoni per bambini ci sono davvero delle lezioni e delle infusioni di saggezza che sono spettacolari, non trovi dopo. Quindi probabilmente anche questo periodo lo si può accostare a un brano del genere. Perché magari ci aiuta a riscoprirci un po' dentro. Questa è una cosa importante, perché come dicevo prima all'ingresso, la musica è anche terapeutica. Molto. Allora, in momenti di così prolungato silenzio, così prolungato distanziamento sociale, diciamo un po' le cose come stanno, perché questa è una cosa che sta a molti facendo anche un po' del male, questo bisogna dirlo. Beh, assolutamente sì. Sicuramente la musica e la condivisione della musica, senza impegnarti troppo, ti dà molto, ti rende molto. Colma le distanze, comprime magari qualche disagio, ti lascia più possibilità di sperare. E questo posso dirlo a tutti coloro che oggi in quest'ultimo anno hanno trovato anche delle difficoltà, no? Nelle relazioni, nel sentire determinate cose che magari hanno appesantito la loro vita. Andare a tirar fuori un vecchio disco, vecchio, soprattutto per il discorso che facevi prima, cioè un disco che ti ricorda delle emozioni positive che hai vissuto quando stavi anche bene, sicuramente aiuta. E ci credo molto in questa cosa. Una cosa che sto facendo adesso è mancanza di serate e arrestando alcune mie produzioni, sto andando a riprendere delle cose che ho fatto prima per rifarle, per farle meglio, per sentirle come le faccio oggi, per vedere se qualcosa è cambiato anche per i brani che ho portato qua. E
e credo che funzioni. Credo che se oggi molte persone cominciano a riprendere un po' se stessi, da dove erano rimasti quando stavano bene, utilizzando soprattutto la musica in questo caso, perché di quello che si sta parlando, secondo me riescono a darsi una mano, e se ci aiutiamo tutti in questo senso possiamo fare anche qualcosa di buono. Concordo, dobbiamo assolutamente sostenerci. Voglio fare un paio di saluti, a proposito di questo vorrei raccontare di un progetto musicale che trovo molto carino. Voglio salutare Laura Mosca. Ciao Laura, la mia Dean artista. Caterina Battaglia, ciao Caterina, è una vita veramente che non ci vediamo. Raffaele e il Principe Daino. Gian Giacomo Della Porta, bravi, ci dice Gian Giacomo Della Porta editore. Siamo arrivati stamattina. Ciao Riccardo Pellegrini, un collega artista, lui è un showman che adesso è tra l'altro in Spagna, e dobbiamo sentirci, chissà che anche lui non riesca a rientrare, a ricominciare un pochino diciamo a calcare il palcoscenico. Un passetto alla volta, piano piano. Torneremo. Edgardo Favaloro, ciao. Mimmo De Torre, buongiorno Ivana, buona giornata a voi, grazie mille per questo bellissimo pensiero. Ma grazie, 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 grazie. Ecco, queste sono cose, vedi cosa fa la musica al parlarne. Regali, ritorna, ricondividi, ritorna di nuovo, cioè... si espande, cioè è bellissimo questo. Sì, trovo che, esatto, sia assolutamente uno dei mezzi che più unisce le persone in questo immediato. Scambio positivo e immediato. Esatto. Esatto. A proposito di questo, mi piaceva parlare di questa iniziativa, allora, che questo nostro amico... Che tra poco sentiremo, sperando di trovarlo, perché è proprio impegnato nella realizzazione di questa particolare iniziativa. Che quando me l'hanno parlato, io ho cercato di dire, ma senti, questa è una cosa di cui bisogna parlare, ovviamente con i dovuti criteri. Certo. Questa domenica a Torino circolerà un camion che porterà musica. È un evento, non possiamo definirlo proprio un evento perché non si tratta di questo, di fatto non lo è. Non lo è, però l'iniziativa di un mio amico che si chiama Massimo della Workhouse, che naturalmente ha ideato questa proposta, no? Lui ha praticamente detto, ma quali musiche vorreste sentire per poterci un giorno di nuovo rivedere? Quindi si è inventato questa Workhouse Parade. Lui praticamente su Instagram sta chiedendo ai suoi amici di condividere delle storie con della musica dentro, perché ha l'idea di poterle mettere in una sorta di playlist su un camion che girerà per Torino. Quindi la consegna a domicilio della musica. Ma ed pensa è questo, te. Una sorta di consegna a domicilio della musica. E la cosa bella è che, ovviamente, essendo tutta una cosa fatta anche molto bene, rispettando tutte le normative attuali relative alla prevenzione del Covid, assolutamente, certo, si potrà anche seguire questo camion che girerà per Torino, partirà dalle parti della Gran Madre, adesso il percorso non me lo ricordo bene, Gran Madre, forse in Piazza Vittoria, eccetera, e si potrà ad adeguata distanza seguire questo camion, ascoltare della musica, anche per far vedere che noi che la musica la amiamo, ci siamo, cioè noi non ci siamo dimenticati di nessuno. Certo. La musica fa bene, e quindi quando si sentirà questo camion con della musica, soprattutto appunto musica degli anni 90 passare, chi vuole, ovviamente rispettando tutte quelle che sono leggi, decreti, disposizioni, lo potrà tranquillamente seguire. Tanto non c'è bisogno di stare tutti attaccati, non ma c'è no, bisogno perché, di stare perché, attaccati, perché se Dio vuole la musica, esatto, ed si espande. Ed è bello anche sentirla in una fase di espressione. Io proverei anche a chiamarlo, perché... Dai, proviamo. Così almeno ne parlerà... lui direttamente, ne parlerà certo. Lui. Grazie Mimma per il tuo cuore grande. Remo Spano, bravissimo, proprio vero, ti dice... È vero che queste tue parole, no? questi nostri discorsi in qualche modo avvicinano e accendono un po' le speranze delle persone, e mi piace molto questo scambio che si sta creando con i commenti che le persone ci fanno. Stamattina ne vedo tanti, ecco, quindi... E che in qualche modo probabilmente si sentono anche loro emozionati per quel discorso che dicevamo. Che la musica, come i profumi, come sono emozioni pure che ci portano indietro nel tempo. Allora, proviamo a vedere se risponde. Pronto! Massimo, eccolo. Sei su Sognare si può. Pronto? Mi senti? Benissimo.
Prova un attimo a parlare. Prova, prova. Noi ti sentiamo molto bene, a dire il vero. Adesso ho sentito anch'io molto bene. Ciao Massimo, ciao, sei su Sognare Si Può. Sì. Allora, io sto scambiando qualche parola con Ivana circa questa iniziativa molto speciale, molto importante che stai mettendo in piedi, però mi sembrava corretto che fossi proprio tu a parlarne nel dettaglio. Io ho accennato qualcosa su quello che succederà domenica a partire dalle 11. Sei già sul camion? No, non sono sul camion a fare la rotina ancora. Sì, perché più o meno sarà così, cioè, è passato la rotina. Guarda, come si dice, bisogna fare il meglio che si può fare con quello che c'è a disposizione oggi. Certo. Allora, l'iniziativa è una sottoforma molto ridotta di una parade, quindi come era la street parade, la love parade degli anni 90. L'idea di base era far girare della musica, così, per distorgere i pensieri d'altrove, dal periodo che è, però i tempi non sono normali, quindi stiamo ancora facendo le valutazioni del caso. Non è una manifestazione, non è una protesta verso qualcosa o verso qualcuno. È il paradosso che è l'unico evento dove la gente non deve venire. Per assurdo, sì, in effetti è vero quello che dici, però non si può nascondere, nel senso. Il problema, la mia paura, è che arrivi qualcuno. Questo non deve accadere, sta nel buon senso delle persone. Ripeto, non è una protesta, non è questa l'occasione per essere no mask, non questo, no covid, no, no, questa è musica. Non anzi, tutti con la mascherina, mi viene da dire, perché se no non ha senso. Se qualcuno dovesse avere la brillante idea di scendere in strada per guardare il camion, la sfilata o cose, lo deve fare con tutte le normative di sicurezza previste. Cosa c'è nell'aria per non saper leggere e scrivere? Noi non lo sappiamo. Bravo. Non dobbiamo essere stupidi. È preciso, se la questura dovesse chiamare tra domani e sabato e dire evitate, eviteremo. Certo. Certo, certo. Se ci dicono spegnete, andate a casa, spegniamo, andiamo a casa. Ripeto, non è questa l'intenzione di fare manifestazioni. Bravo, anche perché logicamente questa è una cosa che naturalmente io l'ho accolta subito, perché spero che riesca nel modo migliore, e il miglior modo per cui riesca vuol dire che si riesca a fare rispettando le regole, facendo in modo che lo scopo lo raggiunga, perché se alla fine ci saremo comunque divertiti ad ascoltare della musica per anche un paio d'ore e saremo pochi o tanti ma adeguatamente distribuiti, vorrà dire che avremo dimostrato che certe cose si possono fare rispettando le regole senza farci mancare nulla. E dal momento che considero la musica un grande strumento anche di civiltà, aggregazione, condivisione, può passare un gran bel messaggio, e da parte mia posso già dirti adesso complimenti per averci pensato, perché mi par di capire che fra tante persone che si conoscono nell'ambiente l'unico che ha avuto questa idea sei stato tu. Ma questo non è un merito, è tante teste, tante idee, quindi non tutti approvano queste iniziative, ed è giusto che sia così, se no saremmo tutti uguali. Quindi sì, c'è anche chi disapprova, ma è giusto che sia così, ripeto. Anche in città stessa c'è una parte di città che magari disapproverà. La sensibilità degli altri non va toccata in questo momento. Quindi tutto ciò che si fa va fatto nel limite del rispetto. Certo. Fare qualcosa oggi è una responsabilità enorme. Beh, e vedo che te la sei comunque presa di gran carico, tu, di carico e cuore. Da dove partirai domenica?
Questo non lo posso dire, perché sennò sarebbe come dire un appuntamento, dai. Ovvio, ti ho Abbiamo. voluto un po' provocare, però certamente il discorso è che No, laddove comincerò a sentire non. in giro un po' di musica, mi sa che comincerò a seguire da dove arriva, Ripeto, ecco. non ci siamo dati un appuntamento e la fascia oraria è stata scelta secondo dei criteri, perché alle 11 di mattina in città teoricamente non c'è quasi nessuno, eccetto qualcuno che corre. È un orario che chi vuol dare fastidio, protestare, difficilmente si svegliano alle 9 del mattino per venire a Torino, quindi Ovvio. non è l'ora dell'aperitivo, ecco. No, non possiamo dire da dove partiamo, non possiamo dire con precisione la fascia oraria. La pubblicità che stiamo facendo, la stiamo facendo sotto forma di disco richiesta. Quindi, anziché esserci uno strumento, suonano le storie dei social. Chi vuole far sentire il suo brano, basta che tagga il flyer della parade scegliendo il brano e noi glielo suoniamo. È l'unico modo in cui si può partecipare. Dobbiamo farlo in smart. È Eh sì, fantastico, dobbiamo partire così. esatto, è fantastico. Mi piace pensare di poter aprire la finestra e sperare di ascoltare magari la canzone che si è scelto. Eh sì, e l'obiettivo era proprio questo, perché la playlist la si sta costruendo così, giusto? Sì, esattamente. Non so se posso dirlo, ma su una delle mie pagine social, non entro nei dettagli, ci sono le storie in evidenza, dove stanno venendo salvate, tutte le history dei follower, delle persone che ci seguono, perché poi noi siamo organizzatori di eventi, anche se eventi privati e non pubblici. Anche per quello si fa, c'è un mondo che non sono i negozianti, ma il mondo della notte, che negli ultimi 2 anni è andato a scemare del tutto e non si Certo. lamenta. No, No, non si infatti. lamenta, però non Però lavora, certo, e quindi ha ci subito. siamo. Certo. Facciamo vedere che adesso bisogna lavorare per farsi trovare pronti quando si potrà tornare. Perfetto. Ed è È così che l'unico questo è lo modo per spirito farci vedere giusto. che ci siamo ancora. Stiamo aspettando i tempi normali. Bene. Benissimo, grazie. Massimo, io posso solamente salutarti e farti un in bocca al lupo per tutto e Evviva il bravo perché in un lupo! momento del genere dove probabilmente ci si sente anche un po' giù, tu ti spremi sempre le meningi per fare qualcosa di bello, creativo e molto piacevole e molto positivo. Di questo, questo è quello che naturalmente penso di te e di quello che fai. Ti ringrazio, sei gentilissimo, complimenti alla trasmissione, grazie per avermi chiamato, siete stati gentilissimi. Ciao Grazie Massimo. Massimo, Ciao, buon ciao! lavoro, Buona ciao. giornata a tutti, ciao! Ciao. Buona giornata! Cristian, siamo arrivati alla È fine. già passata una È mezz'oretta, passata quindi questa mezz'ora, veloce, veloce. veloce, bellissima. Grazie tra l'altro perché questo tipo di musica mi porta veramente, decisamente, a un momento bello della mia vita. Anche della Quindi. mia, cioè, sono ricordi particolari. Esatto, quindi grazie, grazie. Un saluto anche a Loredana Cella, Mimma, che dice la musica dei nostri giorni. Si riferisce anche lei a emozioni e ricordi, insomma, di cui abbiamo veramente bisogno, perché in questo momento l'hai detto, siamo anche un po' giù delle volte, no? È un momento difficile, ha molte sfaccettature, non vogliamo mai mollare, vogliamo sempre emozionarci, però è anche evidente, insomma, che si va un po' su e giù con questo nostro
lavoro, con questa nostra anche umore, no? Umanamente, cioè, siamo mica de ferro, cioè. No, infatti, cioè, anche siamo perché, esseri umani. Cioè. Esatto, è più di un anno che ci troviamo a combattere in questa situazione, speriamo di ripartire prestissimo attraverso la musica e attraverso, secondo me, una rete di solidarietà, di aiuto, anche proprio di comunicazione che ci possa sostenere e dare una mano a infatti, tutti quanti. L'importante è sì, distanziarci, ma non slegarsi. Esatto. E questo è importante perché comunque rischia di diventare normale, troppo normale tutto quello che sta succedendo, rischiamo magari di subirlo. Dobbiamo solamente comprendere che è normale forse, ma solo temporaneo. Quindi vediamo se già fra solo qualche mese o qualche settimana qualcosa cambierà. Non possiamo saperlo perché non abbiamo dati esatto. alle mani, come giustamente diceva Massimo, noi non sappiamo in questo momento veramente che cosa ci sia nell'aria. Nel dubbio siamo prudenti. Assolutamente sì, grazie Christian per questa mezz'ora, grazie anche per averci portato Massimo, quindi un saluto anche a lui, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno e spero che tu torni presto a trovarmi. Ci vedremo presto sicuramente. Ciao. Ciao. Ragazzi, sognare si può. Alla prossima.